diritto monetario, partecipando allo stesso seminario di teoria monetaria che è stato diretto da Graziani per molti anni. E puoi dirci come è avvenuto questo incontro e qual è il tuo parere rispetto al nocciolo di questo approccio, un approccio circuitista, quindi se e lo reputi ancora attuale? E poi quali sarebbero le caratteristiche distintive del circuitismo italiano rispetto ad altri approcci come i filoni gemelli francesi, oltre che il post-keynesismo e l'approccio sraffiano? Sì, anche qui devo tornare appunto alla mia formazione gli anni 70. Insomma, io vi ho detto che comincio ad interessarmi alla figura di Augusto Graziani nella seconda metà degli anni 70. Augusto Graziani era un economista, un marxista avrebbe detto, borghese illuminato nei decenni precedenti. Qualcuno ritiene anche, addirittura secondo me a torto, che fosse un economista neoclassico keynesiano, forse persino più neoclassico che keynesiano. Non entro nel merito, questa ricostruzione mi sembra una ricostruzione radicalmente sbagliata. Quello che è certo è che tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 Graziani si radicalizza politicamente, ma questa radicalizzazione politica corrisponde anche una radicalizzazione teorica. Ci sono un paio di testi di luminosa bellezza, che sono due introduzioni ai libri dell'Einaudi. Il primo in assoluto è Prezzi relativi e distribuzione, no, non è Prezzi relativi e distribuzione del reddito, è un libro comunque di Roberto Convenevole, adesso non ricordo il titolo del libro. Il libro è un libro molto interessante, applicato all'economia italiana. Roberto Convenevole è un altro economista che aveva studiato con Napoleone e che si muove verso Graziani. La cosa interessante dell'introduzione, che venne pubblicata anche nella rivista Quaderni Piacentini, si era, grazie a Dio, nell'epoca in cui le riviste politiche erano le riviste di serie A, le cose serie uscivano lì, questa introduzione di Graziani è tutta teoria. Racconta il modo con cui Keynes è stato triturato dalla interpretazione tradizionale, mostra come Keynes venga, come ci sia una serie di problemi nei modelli keynesiani, ci racconta tutta questa storia fino a che sfocia nella conclusione che l'unico modo serio per risolvere questa serie di difficoltà teoriche sia muoversi verso un approccio di circuito che viene delineato in termini generalissimi. Stessa cosa in un'introduzione ad un libro di un'altra economista, Lilia Costabile, che adesso che ci penso ha la stessa storia, ha studiato con Napoleone e si muove verso le tematiche di Graziani. Il libro era su Malthus, dà un'interpretazione diversa da quella tradizionale anche da parte di Napoleone, di Malthus. Graziani utilizza quell'introduzione per sviluppare il suo discorso agli albori sul circuito monetario. A questo punto decide, tra l'80 e l'81, di costituire un seminario di teoria monetaria. Lui aveva rapporto con Roberto Convenevole, ma era già in un rapporto stretto di riflessione teorica anche con Marcello Vassoio. Un altro, stessa storia. Napoleone Graziani. Io credo che ci sia stato almeno un incontro prima negli anni 80, fine anni 80, fondatore, in cui si decise la costruzione di questo seminario e si chiamarono una serie di persone, eravamo una ventina. Se volete un'opinione personale, quelli veramente organici, tra virgolette, all'idea del circuito nascente, eravamo 5-6, credo. Perché io finì lì esattamente per i miei lavori sulla Luxemburgo. Avevo pubblicato una cosa sulla teoria del valore lavoro, ma non credo che fosse quello ad avere impressionato Graziani. Invece, come vi ho detto, la prima pubblicazione della tesi legata alla Luxemburgo incrociava una serie di tematiche. Il seminario, che era finanziato dal CNR, va avanti 5 anni, poi un po' si disperde e molte di quelle persone sono finite attraverso vari viaggi in teorie, secondo me, non solo distinte, ma sempre più distanti dal circuito monetario. In questo periodo
Si svolgono due convegni, uno credo nell'82, 82-83, probabilmente 82, in Francia, a Nizza, dove c'è un gruppo che lavora su questi temi attorno a Richard Arenac, che però invita sicuramente l'Emperghese. Io non ricordo se lui venne fisicamente, nel libro c'è, io non me lo ricordo allora, però può darsi che sia la prima volta che ci siamo proprio incontrati. Il secondo seminario fu invece a Napoli nel 1985, è stato pubblicato alcune cose in un volume Monete a Produzione, e ci sono i contributi di Parghes come di un altro circuitista della prima ora, Bernard Schmitt. I padri fondatori sono Graziani, Bernard Schmitt e Alain Parghes. Graziani è morto a gennaio, Bernard Schmitt è morto purtroppo 2-3 settimane, non è un anno buono per i circuitisti. Dirò magari dopo qualcosa forse sulle differenze. Adesso il circuito monetario, ecco appunto, io reputo Graziani il secondo maestro, no? Poi io ho questa caratteristica che i maestri li critico anche, ho perso la mia vita a criticare Napoleoni e penso di non aver smesso. Poi dirò qualche piccola nota critica proprio sull'approccio del circuito, però come dire, un altro dei miei pani. La rappresentazione che io do del circuitismo è senza forme di pentitismo, per così dire, circuitista italiana e primo circuitismo italiano. La mia personale opinione è che molti degli economisti eterodossi di oggi, inclusi i giovani circuitisti, anche se forse dicono le stesse parole, non siano esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Io lo capisco anche di nuovo, perché ovviamente una cosa tu la apprendi in un certo momento storico e in un certo dialogo teorico. Allora, tra fine anni 70 e inizio anni 80, qual è il problema che quella generazione teorica, dei più maturi come Graziani e dei più giovani, affronta? Innanzitutto c'è questo problema dei keynesiani. Adesso non sto a diffondermi sulla critica del keynesismo tradizionale. Le colpe del keynesismo tradizionale possono anche essere viste come le ragioni per cui si è sviluppato il monetarismo e la macroeconomia delle aspettative razionali Lucas, che può essere erroneamente interpretato come una radicalizzazione del monetarismo. Diciamo che le giovani generazioni tendono a dire che il circuitismo è anti-keynesismo della sintesi neoclassica, anti-monetarista, anti-aspettative razionali. Falso? No. Vero. Ma è la cosa meno interessante, forse meno significativa per quanto riguarda noi. C'era una critica forte ai post-keynesiani. Quando io sento dire Graziani keynesiano o post-keynesiano, questo mi lascia un attimo in difficoltà, perché il circuitismo era giustamente, secondo me, critico dei post-keynesiani ed era critico anche del Keynes, della teoria generale. Non che non ci fosse un rapporto di parentela e dialogo, ma i punti erano questi. I post-keynesiani li possiamo dividere in due grandi famiglie, la famiglia inglese e la famiglia americana. Comincio dalla famiglia americana. La famiglia americana, forse in questo più fedele appunto a Keynes, la teoria generale, vede la moneta essenzialmente come riserva di valore. E questa preferenza per la liquidità, in certi momenti infinita, per la moneta che è come la luna, riserva di valore, che spiega la crisi, spiega la disoccupazione involontaria, spiega la non neutralità della moneta. Questo lo fa magari nei modi più intelligenti, introducendo un problema di finanziamento, ma finanziamento della domanda di investimenti. Questa è la teoria di Davidson, altri post-keynesiani di questa famiglia sono Sidney Weintraub, uno dei più intelligenti economisti contemporanei, adesso vicino alla Modern Money Theory cosiddetta, che è Ian Kreger e così via. Questo non era ritenuto soddisfacente, perché noi, adesso utilizzerò il noi anche se è un po' forse trombonesco,
Noi volevamo una teoria in cui la moneta fosse essenziale anche nell'equilibrio e neutrale anche al limite in condizioni di pieno impiego. I post-keynesiani inglesi erano gli allievi amici discendenti diretti di Keynes. Mi riferisco a John Robinson, a Nicky Caldor, a Richard Kahn e potrei continuare. C'era una grossa ammirazione per questi economisti perché la loro teoria della distribuzione, disegnata più sul trattato sulla moneta, giungeva alle stesse conclusioni distributive di questo economista polacco Michał Kaleski. Ci tornerò magari dopo se ve lo ricordo su Kaleski. Kaleski discende direttamente, cioè Keynes era allievo di Marshall. Kaleski, se volete, discende da Marx attraverso una mediazione che è Rosa Luxemburg. Raggiunge le conclusioni della teoria generale, ma in un approccio di classe e con delle particolari conseguenze distributive in un capitalismo caratterizzato dagli oligopoli, dalla concorrenza oligopolistica, non dalla libera concorrenza. Tutte ragioni di ammirazione per i post-keynesiani e per Kaleski, post-keynesiani inglesi. Il problema è che la loro analisi monetaria era estremamente rozza. Faccio degli esempi. Negli anni 50, 57, 58 ci si rifaceva al cosiddetto rapporto Radcliffe, l'idea che la moneta non sia altro che un IOU, una promessa di pagamento bilaterale interna al, per esempio, settore delle imprese. Questo per il circuitismo non era buono, questa non era una vera moneta. Un altro esempio possibile è sempre Caldor, il quale contro la Thatcher tira fuori una specie di modello che potrebbe persino definire vixelliano, in cui la moneta finanzia le imprese purché sia e si chiude lì. L'analisi monetaria è rosa, iniziale. C'è un bel capitolo di John Robinson nel volume L'accumulazione del capitale. John Robinson l'ha intitolato come quello della Luxemburg, non a caso, lei era un'ammiratrice della Luxemburg, nel 51 aveva fatto la cosa forse più bella sulla Luxemburg e la sua introduzione alla traduzione francese, alla traduzione inglese, che esiste anche in italiano. E la Robinson aveva fatto in realtà uno schema circuitista dell'accumulazione del capitale, ma era un'eccezione e non era il filo prevalente. Quindi noi si cercava una teoria, Graziani cercava una teoria dell'economia monetaria di produzione, del capitalismo come economia monetaria della produzione. Questo lo fa, no, un'altra cosa ancora. Gli anni 70 sono stati caratterizzati in Italia da una polemica feroce tra straffisti da un lato, soprattutto la scuola di Garegnani, e marxisti dall'altro lato, gravitanti in un certo periodo attorno a Napoleone. Napoleone ha cambiato idea molte volte nella sua vita, ma diciamo tra il 71 e il 77-78 è il teorico del marxismo, non un marxismo ortodosso, un marxismo aperto e così via. Le due scuole si sbranano, l'una contro l'altra. Rimane questo cadavere o questa bella addormentata che è il problema della trasformazione, non vanno in realtà alla fine da nessuna parte. Non perché siano chiusi nel mondo della teoria. Cioè, queste posizioni avevano delle prosecuzioni ricche nella discussione di politica economica. Io un giorno del primo corso con Napoleoni gli sento fare una lezione in cui lui interviene su questi temi polemizzando implicitamente con alcuni autori di origine zraffiana. 3-4 giorni dopo era l'editoriale del quotidiano Il Manifesto, per dire come la teoria si traduceva immediatamente in un intervento politico. Gli sraffisti sembravano insistere soprattutto sul conflitto distributivo, la lotta sul salario come causa della crisi. Napoleoni, in questo secondo me giustamente, insisteva sul conflitto capitale-lavoro
ma dentro la produzione, non solo e non tanto sul salario. È una posizione che si può giustificare in vari modi. Forse lui non la giustificava proprio così bene, si potrebbe giustificare in un modello caleschiano molto meglio. Ma comunque, grossa polemica che diventava polemica teorica. È andata avanti, ci sono state una polemica raccolta in un volume Marxismo ed Economia del 73 da Marsiglio, poi la polemica sul libro di Lippi nel 77, poi nel 78 un convegno a Modena. La mia idea è che anche per questo tipo di polemica la teoria eterodossa non keynesiana in Italia fosse morta all'inizio degli anni. Non ce ne si accorge perché nel 83 c'è un sacco di roba, perché c'era il centenario della nascita di Schumpeter e di Keynes e della morte di Marx. Ma era morta. Ed era morta perché, secondo me, non era stato in grado di affrontare il tema della moneta. Questo era vero anche per Napoleone, integrandolo al tema del valore, e non era stato in grado di passare da quella forma di teoria del crollo sociale che pure aveva Napoleone all'inizio degli anni 70 in una teoria di come il capitale si sta ristrutturando per affrontare questo grandioso conflitto tra classi che si era determinato fine 60, inizio 70. Bisognava andare da un'altra parte, bisognava farlo mollando con schemi non monetari, mollando anche con schemi keynesiani in cui l'unico problema era la domanda effettiva generica o la moneta come riserva di valore. Io vi sto dicendo che il circuitismo nasce come una posizione altra a tutto campo rispetto ai neoclassici, monetarismo, aspettative razionali, il keynesismo, persino della teoria generale, post-keynesiani, sraffisti e marxisti. Certo, riprendeva poi molte delle singole cose. Su Minsky ne parleremo. Minsky era un caso particolare, era più interessante, ma anche a Minsky non piaceva chiamarsi post-keynesiano. Lo schema lo conoscete, adesso non ci vado troppo nei dettagli. Lo schema di Graziani è uno schema macro-sociale con alcuni grossi agenti: il sistema bancario, il sistema delle imprese, il sistema dei lavoratori. L'astrazione di base prevede il sistema bancario senza banca centrale, un'economia chiusa e senza Stato. Io difendo questa astrazione, non nel senso che creda che sia realistica, chiaramente non è realistica, non nel senso che creda che si possa fare a meno dello Stato per una interpretazione di un'economia capitalistica funzionante fin dall'inizio, penso l'esatto contrario. Ma penso che se si vuole capire perché il capitalismo è un'economia monetaria della produzione, non si possa partire da altra astrazione di base. Non si può partire da un'astrazione di base, per esempio, come fa la cosiddetta Modern Money Theory, in cui si mette il tesoro che con la banca centrale crea moneta. Così tu cancelli il legame banche ordinarie imprese. Se tu parti esattamente come partiva Graziani, come partiva il primo circuitismo di Parghes, come partivano Wigzell, Schumpeter e il Keynes del trattato, perché il Keynes del trattato parte così, tu a quel punto ti devi chiedere come entra la moneta nel circuito economico e non c'hai un tesoro a cui fare rimando, come fa peraltro anche l'economia neoclassica quando deve introdurti la moneta nei manuali o l'economia keynesiana tradizionale. E la risposta qual è? È la risposta del circuitismo. Si richiede un finanziamento iniziale che è un finanziamento della produzione, perché la moneta è innanzitutto comando, accesso alle risorse, comando sul lavoro, definizione della allocazione dei lavoratori e dunque del che cosa si produce, la composizione della produzione. Non solo il problema della teoria generale, che era quanto si produce, ma anche che cosa si produce, immediatamente legato alla dimensione monetaria. La moneta è automaticamente non neutrale e gira in un circolo. Questo schema ha un problema teorico, sì, il problema teorico più grosso è la realizzazione dell'interesse monetario, cioè come le imprese pagano alle banche l'interesse monetario,
ma anche come le imprese ottengono un più di denaro. Ora qui Graziani e le sue soluzioni hanno inventato 10.000 soluzioni, io in questo ho un'anima lussemburghiana e quindi poi careschiana. Io tenderei a dire una cosa del genere, è sicuramente possibile che in astratto il più di moneta derivi dal fatto che alla fine del periodo le imprese che vogliono acquistare beni di investimento chiedono un secondo finanziamento alle banche. A questo punto le banche, e questo c'è da ringraziare, gli danno questo finanziamento monetario, loro immediatamente pagano, la moneta resta nel circuito chiuso delle imprese e viene immediatamente restituita. Questo spiega il delta D, il più di denaro alla fine del circuito. Poi ci sarà alla fine il problema di come finanziare nel lungo termine questo acquisto, ma quello è un problema distinto. Quando questa cosa avviene rimane il problema del pagamento degli interessi. Io non credo che sia così assurdo quello che dice Graziani, ma lo dice anche Marx, ma lo dice anche Keynes. L'interesse è bancario e prendersi una fetta del sovrappiù. E questa cosa qui avviene in forma, fuori dalle regole del mercato. Non c'è una norma, è un problema sostanzialmente tecnico minore. Dov'è che resto lussemburghiano e careschiano? È che credo che questa cosa del fatto che il più di denaro derivi solo dal finanziamento monetario della domanda di investimenti non regge stabilmente, secondo me. La Luxemburgo aveva una risposta. La risposta era: il capitalismo ha un esterno, commercia con questo esterno, esporta più di quanto importa da questo esterno, quindi ha un afflusso di nuovo denaro. Questo può avvenire, ovviamente, per le singole economie nazionali, se volete, il modello neomercantilista. Il passo in più di Kaleski è stato: io questo esterno me lo posso creare attraverso la spesa pubblica in disavanzo, magari finanziata con nuovo denaro. E io credo che, se volete, il capitalismo abbia vissuto sì una fase in cui magari c'erano gli imprenditori schumpeteriani e si era trainati dall'investimento, poi a un certo punto non è bastata più e c'è stata la fase dopo le guerre, la crisi eccetera, nel dopoguerra, di una fase di disavanzi ex ante, non ex post, perché quello che bisogna capire è che se io spendo più di quanto incasso, poi produco un reddito e questo reddito mi riassorbe il disavanzo precedente. Lo dico perché, se storicamente voi andate a vedere gli anni 50 e 60, il Giappone era in pareggio, l'Europa era in pareggio in leggero attivo, erano solo gli Stati Uniti che solo negli anni 60 erano in un leggero disavanzo perché la guerra del Vietnam. Quindi la storia dei grandi disavanzi è paradossalmente la storia della fine dell'era propriamente keynesiana. Il ricorso però alla realizzazione di questo più di denaro via intervento statuale con finanziamento in disavanzo, a un certo punto mostra la corda e c'è il neoliberismo. Sono sicuro che mi chiederete qualcosa sul neoliberismo fra poco, però posso dirvi che in questo schema Luxemburg-Kaleski è facile immaginarsi quello che può succedere. Voglio dire, come sempre, queste cose che erano immaginabili prima te le rendi meglio conto dopo che sono avvenute. Il grande miracolo del cosiddetto neoliberismo è che ha inventato una nuova forma di afflusso di denaro nel circuito attraverso le famiglie che si indebitano per il consumo. Questo però si ricava dall'equazione dei profitti di Kaleski, per come la trasformò un economista, credo austriaco, Josef Standel, il quale aggiunse, no, agli investimenti il consumo dei capitalisti che c'è in Kaleski, la spesa pubblica in disavanzo
e le esportazioni nette, le classiche domande autonome, ne aggiunse un elemento in più, cioè spaccò il risparmio delle imprese e il risparmio delle famiglie. Tanto meno risparmiano le famiglie, tanto più alti sono i profitti delle imprese. E a un certo punto questo processo è andato così avanti che in alcuni paesi il risparmio delle famiglie è diventato addirittura negativo. Quindi nella grande storia del capitalismo, se volete, noi siamo passati da un modello trainato dagli investimenti, un modello trainato dalla spesa pubblica prevalentemente militare, che ha trainato tutto il resto per l'epoca keynesiana, a un modello in cui si sono inventati una nuova forma di domanda autonoma, si sono inventati, personalizzo un processo che è oggettivo, che è il consumo indebitato. Credo di aver risposto a quasi tutto. C'era forse da completare la domanda sulle differenze con gli altri circuitisti e l'annoso tema che so che mi è caro della modern money theory, però si può fare velocemente dopo quello che ho detto. Allora, gli altri circuitismi, io non ne so abbastanza per lanciarmi in molte elucubrazioni sul filone schmittiano. Bernard Schmitt è forse il primo dei circuitisti a scrivere in quell'orizzonte di pensiero all'inizio degli anni 60. Progressivamente ha teso a differenziare la propria teoria dal circuito monetario. Non la chiamano neanche più teoria del circuito monetario, la chiamano teoria delle emissioni monetarie, teoria quantica e così via. Spesso ho l'impressione che recuperino un po' troppo conclusioni del tutto tradizionali, la legge di sé, la teoria quantitativa della moneta. Allora, può essere un problema di linguaggio, perché quella scuola ha un vocabolario tutto suo, eh? Però, come dire, io ho difficoltà a muovermi a mio agio in quel mondo. Mi muovo perfettamente a mio agio nel mondo di Alan Parkes, non solo perché siamo amici, non solo perché lo ritengo un compagno, ma perché, per come dire, ci intendiamo a primo acchito. Fu forse l'unico a apprezzare veramente, se posso fare una battuta, nel 2007, credo dicembre, a Grenoble ci fu un convegno, c'era appena stata la crisi di subprime. Io il mese prima ero stato a un convegno di marxisti, storico e materiale. Il convegno di Grenoble era circuitisti post-keynesiani e io dissi nella tavola rotonda: sapete, io ho un problema, quando vado a un convegno di marxisti capisco quanto sono keynesiano, quando vado a un convegno di keynesiani capisco quanto sono marxista. Lui era seduto in alto e rumorosamente manifestò il suo apprezzamento per la cosa. Il modello iniziale di circuito di Parkes è molto vicino a quello di Graziani. Adesso Parkes tende a formulare una critica al primo circuitismo perché non introdurrebbe subito lo Stato. Parkes non introduce lo Stato esattamente nella stessa forma del neocartalismo, ma certamente attraverso il ruolo che il governo e lo Stato hanno nella credibilità delle banche, nella loro possibilità di creare credito, ha un elemento statalista molto forte. Lui tende a criticare anche il primo circuito, per esempio una delle critiche è questa relativa alla difficoltà di monetizzazione dell'investimento, soprattutto, no? del monetizzare il più di denaro, che poi la monetizzazione dei beni di investimento. La soluzione però non mi convince molto, la soluzione è che in qualche modo le banche, quando anticipano denaro, anticipano anche non solo per il monte salario, il monte interessi delle famiglie, ma anticipano anche il pagamento delle imprese. Allora, la si può dire nel mio modo che è la fine del circuito. Nel caso di Parkes, all'inizio del circuito, io poi non riesco più a capire bene come la cosa funzioni. E devo dire che nello schema astrattissimo di grandi soggetti macro, io non capisco logicamente perché uno si debba porre il problema della monetizzazione degli interessi. Se lo pone ad un livello che diventa già più concreto, allora siete nello schema che vi ho detto prima, lo schema Luxemburg-Kaleschi, e quindi, come dire,
Posso capire la critica di Pargese, ma mi sembra che sia risolvibile facilmente, sapendo che uno schema teorico ha diversi livelli di astrazione e l'astrazione più elevata non ti spiega mai la realtà concreta così com'è. Io non vedo peraltro, come dire, molte differenze tra il circuitismo di Graziani e analiticamente il circuitismo di Alain Pargese, se non nel modo con cui lui negli ultimi anni usa lo schema. Graziani lo schema di circuito l'ha sempre realizzato come uno schema in cui la moneta era strumento di accesso al mercato, comando sul lavoro, elemento del conflitto tra capitali, un po' come la logica schumpeteriana di cui vi ho detto prima, cioè finanziando alcuni. Questo è Graziani. Quindi lo schema della teoria del circuito monetario di Graziani è lo schema del capitalismo come economia monetaria di produzione. Lo schema di Pargese è diventato un'altra cosa, è diventato uno schema non più positivo, ma normativo. Utilizza lo schema del circuito monetario mostrando come si possa costruire una economia che è in pieno impiego e produce le cose buone e giuste. Io sono attaccato ad un'analisi che parte dal come stanno le cose e per arrivare a quello che desidero si muove per passi, e quei passi non sono legati ad una buona teoria del buon economista, ma sono legati semmai alla costruzione di soggetti sociali che intervengono nel conflitto tra classi, tra frazioni del capitale, eventualmente tra nazioni. Quindi grossa simpatia, grossa similitudine in molti aspetti, resistenza al passaggio normativo e al cambiare la stazione di base. Io difendo la stazione di base come vi ho detto. La Modern Money Theory e il cosiddetto neocartalismo. Allora, anche qui posso aiutarmi con alcune cose dette prima. Innanzitutto, permettetemi di dire che secondo me, a stretto rigore, la Modern Money Theory non esiste. Lo posso dire in due modi. Il primo è che la Modern Money Theory nasce dall'impiego di una serie di contributi teorici disparati. È come se io vi dicessi che dopo aver parlato di Lucio Mercalleschi, Schumpeter, Mises e così via, ho creato la Bello Fiore Economics. Sì, a questo punto mi piego in due dalle risate e non so se proseguirei l'intervista, no? Ne parlano gli scrittori di qui a due secoli, ma dubito che si possano ricordare di me. Allora, dobbiamo discutere del come le cose vengono messe insieme e dell'uso che viene fatto dei singoli pezzi e di quelle che sono le singole conclusioni. Io non posso che essere in accordo con molti punti della cosiddetta Modern Money Theory, perché le parentele sono le stesse. Dall'altro lato, su alcuni punti invece ho dei dissensi sia teorici che di tipo relativi alla politica economica. Qui il punto è, se si volesse essere un po' cattivi, che ci sono delle cose nuove e delle cose giuste nella Modern Money Theory. Bisogna capire in che misura le cose giuste siano quelle nuove. Qualcuno in maniera un po' cattiva potrebbe dire che le cose nuove non sono giuste, le cose giuste derivano dai maestri del passato. Il secondo però tipo di considerazione per cui vi dico che la Modern Money Theory non esiste è che io non sono così convinto che dicano i protagonisti stessi che quello che dice Warren Mosler o quello che dice Randy Ray, no, siano esattamente la stessa cosa. Io ho fatto un seminario con Warren Mosler a Bergamo, spero che venga
venga diffuso. Questo seminario è stato interessante, trovo lui molto simpatico, trovo anche che abbia una grande conoscenza pratica dei processi finanziari, non sono molto convinto. Randy Ray, beh, quando fa l'evangelista della Modern Money Theory ho dei dubbi, però quando guardo quello che dice, beh, all'80%, forse di più, arriviamo alle stesse conclusioni, per esempio sulla crisi globale, per esempio sulla crisi europea. Io Randy lo conosco dalla metà degli anni 80, quindi come dire, sono quelli con cui parli al di là di quelle che sono le polemiche e così via. Teoricamente sono due o tre le cose su cui concentrerei il dissenso. Il primo è, questo è molto evidente in Mosler, lo usa anche Ray, il consolidamento banca centrale tesoro. Non è necessario e io credo che sia pericoloso stabilirlo come astrazione, perché tu cancelli quel canale, cancelli quello che succede tra banca centrale e tesoro, ma cancelli il canale banca centrale, per esempio banche ordinarie, finanziamento all'economia, che può anche essere finanziamento al tesoro. La Banca Centrale Europea si è trovata in difficoltà perché i trattati istitutivi gli impedivano di finanziare direttamente i governi nazionali, le emissioni di titoli. L'ha fatto lo stesso, l'ha fatto per un canale indiretto. Poi possiamo discutere se sì e se no. L'atteggiamento della Modern Money Theory direi, ma loro non sono un sistema monetario. Io non sono così convinto di questa strada, sono d'accordo con Marc Lavoie, che in uno scritto ha molto gentilmente criticato l'aggregazione tra tesoro e banca centrale. Quando tu aggreghi tesoro e banca centrale, fai come ha fatto Mosler al seminario di Bergamo, hai il tesoro che crea direttamente moneta, ma a quel punto la moneta è un IOU, non è più come in Graziani una promessa di pagamento trilaterale, e dall'altro lato l'economia, nella quale c'è tutto e il contrario di tutto. Cancelli le dinamiche che a me interessano, strutturali, non solo tra le classi, ma anche tra le imprese. Allora, se noi vogliamo parlare dell'economia europea e dell'economia italiana, dobbiamo parlare dei problemi strutturali. La teoria del circuito monetario di Graziani è sempre stata detta a questa dimensione. Graziani è allievo del Keynes del 1930, ma è anche allievo di Schumpeter in qualche misura, no? Quindi secondo me quello che scompare nel neocartalismo della Modern Money Theory, della Warren Mosler, è propriamente il capitalismo. In Ray quello che io vedo è una operazione tra virgolette politica. In questo momento è utile dire queste cose, ma per esempio Ray sulla Banca Centrale Europea gli direbbe le stesse cose. In un video recente diffuso lui dice, ma in realtà con Sardoni abbiamo studiato come funzionava la Fed e come funzionava la BCE, hanno fatto le stesse cose. Il problema non è la politica monetaria, il problema è, dice lui, che tipo di politica fiscale. Ma poi si potrebbe procedere. Nel caso suo io non credo che non ci sia un'attenzione alla dimensione sociale del capitalismo. C'è un discorso tra virgolette molto centrato probabilmente sugli Stati Uniti. Tutti questi autori sono autori statunitensi e hanno in mente una particolare struttura statunitense, diciamo così, americana. Adesso dirò una cosa per cui verrò accusato di essere molto di destra, ma nel mio mondo personale ideale la banca centrale, che è nata come finanziatore dei principi e degli stati, deve per definizione essere servo muto del governo. Io ho vissuto una vita lunga, e questa vita lunga, io non c'ero dal 1945, però non era così lontana, più vicina a me che a voi. Beh, non è che, come dire, una banca centrale che sia puramente e semplicemente sdraiata sulle esigenze della politica immediata
sia qualcosa. Il mio punto di vista è appunto un punto di vista di classe. Io giudico su questa base, ma non cancellerei le distinzioni, immaginando che sulla carta, se ci fosse un governo di cui io sono il primo ministro, il ministro del tesoro, allora mi piacerebbe avere tesoro, banca centrale, la stessa cosa, e io certamente non farei degli interventi clientelari, ma produrrei dei valori d'uso sociale. Ricado sul discorso che ho fatto con Pargesi, c'è molto una spinta normativa che in alcuni autori, più che degli altri, è molto calibrata su un contesto che non è quello statunitense ed è un po' cieca rispetto ai differenziali strutturali, differenziali regionali e così via. Chiuderei qui.